Eleonora Pedrone e Tommy Vee sono usciti allo scoperto. Dopo le prime foto scattate alla coppia quest'estate, l'ex compagna di Max Biaggi e il DJ hanno deciso di uscire allo scoperto, presentandosi mano nella mano sul red carpet di Intimissimi on Ice. All'evento hanno preso parte celebrities da ogni parte del mondo, ma i fotografi sono impazziti di fronte alla neocoppia che ha fatto il proprio ingresso scintillante sul tappeto rosso, ufficializzando la storia d'amore nata da qualche mese, tutte le foto su oggi.it. Nome d'arte di Tommaso Vianello, Tommy Vee è un DJ e produttore discografico. Lavora nel campo musicale fin da quando aveva 14 anni, oggi ne ha 44, ma la popolarità vera risale al 2004, quando partecipò alla quarta edizione del Grande Fratello, classificandosi quarto. Da quel momento Tommy Vee ha preso parte a diverse trasmissioni televisive, quasi tutte collegate al mondo musicale. Una tra le sue ex più famose è Carolina Marconi, che incontrò nella casa del GF. Della vita privata di Eleonora Pedron si sa molto di più rispetto a quanto trapelato a proposito delle relazioni vissute da Tommy Vee. Il legame più importante dell'ex Miss Italia è stato quello vissuto con Max Biaggi, padre dei suoi due figli. Il loro legame è terminato nel 2015. La rottura fu comunicata proprio dal campione con un messaggio pubblicato su Twitter. Dopo l'amore con Biaggi, Eleonora si innamorò di nuovo. Il fortunato fu Daniele Conte, fratello del più famoso Antonio. I due sono stati insieme circa un anno prima di dirsi addio. Nemmeno in quel caso le motivazioni della rottura furono rese note. Il fatto di vedere oggi l'ex Miss Italia accanto a Tommy Vee basta, però, a fugare ogni eventuale dubbio residuo. Chi se ne frega.